Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Noi che usiamo Lightburn. Sta per uscire una nuova release di Lightburn, la 1.5.00, e ci sono tante 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 novità. Per cui ho deciso di fare non uno ma due video dove vado ad illustrare per sommi capi in questi due video quali saranno le novità di queste funzioni che Lightburn ha implementato sulla propria procedura. Quindi avrò due video, il primo è questo dove ci saranno una 6 o 7 funzioni e il resto saranno nel secondo video. Per gli approfondimenti, però, farò dei video particolari, appositi per ogni funzione o per uno o due funzioni che magari si possono assimilare. Quindi andiamo a vedere quali sono le novità dopo la sigla. Uno degli argomenti nuovi che sono stati introdotti sono le linee guida automatiche. Sono queste, una e una due. Si prendono qua dal lato, diciamo, in alto del piano di lavoro oppure sulla sinistra. Se ne possono anche prendere più di una. Vedete, si portano così e si portano così. Si possono eliminare. Ora io eliminerò queste due qui, selezionandole e andandole a cancellare come qualsiasi altra forma. A cosa servono? Possono servire per andare, per esempio, a fare un oggetto, prenderlo per il suo snap, lo posizioniamo qui, me lo aggancia e quindi io lo vado a mettere, diciamo, come mi pare. Seleziono un cerchio, sto lavorando con LB key come al solito, anche questo me lo prendo. Seleziono anche questo, io questo me lo prendo per questo snap. Me lo posiziono qui e lo posso andare a mettere a contatto con la riga. Sono abbastanza utili per posizionare gli oggetti all'interno del piano di lavoro. Ecco, non so se avete notato che quando ho fatto un rettangolo, come in questo caso che ora vado a fare, e lo vado a selezionare, c'è un qualcosa di nuovo, che è questo puntino blu. Ora, vedete, se io mi avvicino con il cursore al puntino blu, c'è questa freccia curva. Ora, cosa succede? Se io cliccando il tasto destro del mouse mi sposto verso sinistra, lo arrotondo fino ad ottenere praticamente un'ellisse, una forma quadrata. Quindi mi va a fare quello che solitamente facevamo con radius. Se invece io mi sposto, ora ve lo faccio rivedere, torno indietro, mi sposto verso il basso, fa il radius negativo. Anche questo qui molto simpatico, molto carino, può venire utile anche con altre cose. Però questo lo fa con i quadrati rettangoli, perché se noi andiamo a selezionare un esagono, in questo caso, vedete, ho selezionato l'esagono, lo vado a selezionare e cambia colore ed è viola perché a questo punto qua io mi sposto e mi va ad aumentare o diminuire i lati di questo diciamo poligono che io avevo tracciato. Quindi praticamente si va a sostituire un po' alle proprietà della forma. Un'altra novità è che se io vado a piano di lavoro magari con una figura che la vado a disegnare qua. Poi seleziono, tasto destro del mouse, vedete che compare questa finestra Windows, cioè mi fa l'elenco di tutte le finestre che io posso aprire, perché mettiamo che io non ho aperto la finestra che mi serve, per esempio possiamo vedere adesso proprietà della forma. Vedete, apro proprietà della forma, me la va a aprire qui come di consueto e posso fare le cose che mi interessano fare con quella finestra. In questo caso la vado a chiudere perché attualmente non mi interessa e vado a eliminare il tutto. Un'altra novità di questa versione è il frame continuo. L'andiamo a vedere. Allora, dove si va a abilitare il frame continuo? Andiamo in modifica. Impostazioni periferiche, vedete qui c'è frame continuously, ovvero sia un frame che me lo fa ripetutamente. Ora vi faccio vedere adesso come si fa il frame normale. Ora devo andare a selezionare
una figura, quindi andrò a farmi il mio solito rettangolo, più o meno qui così, e andrò a fare il frame. Vediamo il frame normale. Mi fa un giro e ha finito. Invece con il frame, diciamo, continuo, ve lo vado a impostare, frame continuo, andiamo qua, ok. Faccio il frame, lo posso lanciare anche dal tastierino, e vedete che questo continua a farlo fin tanto che io non lo interrompo cliccando qui su ok. Ecco, questo è un'ottima soluzione per chi ha il computer un po' lontano da Lightburn, cioè scusate, dal laser. Non era un problema per chi già utilizzava la tastiera, diciamo, di LBK. Perché anche se con la tastiera io andavo a metterlo sul normale come era prima, poi praticamente cosa faccio? Io vado a fare più volte con, vedete che l'aziono dalla tastiera, il frame, ci sono vicino, perché io praticamente mi porto il mio cellulare qui vicino, faccio il frame e non mi serve avere un frame continuo, ma ce l'ho qui proprio vicinissimo e me lo faccio tutte le volte che voglio. Un comando che è stato leggermente variato è anche il Resize Slot in Selection, cioè quello che serve per andare a modificare gli incastri in base allo spessore. Ho già caricato sul piano di lavoro un progetto di scatole, quello che rimane di quello, e vado a selezionare quella scatola da 4 mm. Poi dopo vado a fare da strumenti, apro lo strumento Resize Slots in Selection. Allora, come vedete, abbiamo qua una tab in più, cioè questo tasto apply in più che prima non c'era. Perché questo? Perché possiamo andare a vedere in anteprima quali sono le modifiche che mi andrà a fare. Quindi in questo caso io o decido di cambiare così e quindi devo andare a modificare da 4 a 3, quindi voglio ridurre questi incastri, e cosa faccio? Scelgo quali devo andare a cambiare. In questo caso cambio questi e cambierò poi questi. Quindi io cambio questi, faccio applica, poi dopo andrò a cambiare questi e farò applica. Ecco, mentre prima bisognava uscire, rientrare, eccetera, eccetera, adesso rimanendo su quella finestrina di pop-up riusciamo a completare tutti i passaggi senza dover uscire, riandare a riscegliere e così via. Quindi è semplificato. Questa funzione piano piano, ad ogni release nuova, si evolve sempre di più e finalmente presto riusciremo a vederla funzionare al massimo. Uno strumento veramente nuovo è questo, ve lo faccio vedere. Anche in questo caso andrò a disegnare un quadrato. Questo strumento nuovo lo andiamo a prendere nel tool del laser, e si chiama Taper Warp, cioè trasformazione di un vaso, diciamo, di un cilindro. Ecco, vedete che in questo caso noi abbiamo che il top diametro, cioè il diametro quello più grande è 100, quello più piccolo è 90. Vedete che me lo posiziona in questo modo. Ecco, se io avessi fatto il contrario, avessi fatto per esempio 50 e 100, me lo va 50 e 90, me lo fa mettere come in questo caso. Questo perché? Perché se dobbiamo andare ad incidere qualcosa o a lavorare qualcosa su un oggetto, diciamo, a tronco di cono, per dargli un aspetto perlomeno, diciamo, che cerchiamo di fregare l'occhio, e andiamo a fare in questo modo per andare a centrare la figura che vogliamo mettere all'interno di questo. Qui è da provare, lo proverò magari con un video a parte e vediamo come funziona questa nuova procedura per fare queste cose. Questa cosa un po' particolare è praticamente un
trattamento di un testo per andarne a limitare la larghezza. Ve lo faccio vedere perché spiegare la parola è un po' difficile. Faccio prima a fare un esempio. Ecco, supponiamo che io debba scrivere un testo, come in questo caso vado a selezionare il testo e vado a scrivere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M. Vabbè, qualcosa del genere. Me lo vado anche ad ingrandire per farvi capire, in questo modo. Me lo vado a posizionare, quindi lo seleziono e me lo sposto al centro. E poi voglio che, vedete che qui è 150, io lo voglio come che mi rimanga in un 100, mantenendo però questo carattere. Allora, selezionato qua, io dovrò andare a selezionare una finestra che a questo punto non serve più, che lo vado a prendere qua, faccio tasto destro del mouse, Windows, finestre, proprietà della forma. Vado ad aprire proprietà della forma, vedete che c'è questo tasto che prima non c'era, che è squeeze. Andiamo a vedere come si comporta. Allora, io dico larghezza massima lo voglio di 100. Ok? E faccio in questo modo. Quindi, come vedete, non me l'ha ancora fatto. Io vado a chiudere questo e me lo porta a 100. Vabbè, sballa di 0,002. E se ho questo squeeze messo rosso, mi va a diminuire sia diciamo, me lo va a diminuire sia dal punto di vista orizzontale che dal punto di vista verticale. Se invece squeeze è verde, mi rimane l'altezza uguale, ma me lo va a restringere. Quindi mi rimane nei 100, però mi rimane l'altezza che avevo fatto, ok? Ecco, questo è un'altra cosa che potrebbe avere senso se dobbiamo andare a inserire un testo in un oggetto di una dimensione piccola e non vogliamo andare a alterare troppo la geometria del font. Ecco, abbiamo finito di illustrare la prima parte delle nuove funzioni, dei comandi nuovi che questa nuova versione ci porterà. Non so ancora quando uscirà di preciso, ma penso che uscirà a breve. Allora, vi chiedo come al solito se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi al canale, ma iscrivetevi in tanti, perché siamo in 6.000 sul gruppo e 3.000 sul canale, quindi 3.000 mi mancano da quest'altra parte, quindi iscrivetevi e cliccate sulla campanellina, perché almeno saprete quando esce la seconda parte di questo video e anche tutte le altre novità che ci saranno di seguito. Quindi vi aspetto alla seconda parte di questo video e ci vediamo presto. Ciao a tutti!